Leu. Dopodiché, se vuole, si allea con 5 Stelle, che non vale 10, ma vale una media di 4. Quindi massimo arriva a 30. Però mettiamo pure che si allarghino ancora, che possono fare 32, 33. La destra non è più come io immaginavo intorno a 44-45, ma è 20 della Meloni, 10 o 15 di Salvini, e se arriva a 33-34, a quel punto quello che resta di Forza Italia, 3-4%, e soprattutto il Rinascimento che ha fatto una media del 2, è essenziale per avvicinarci al 40. Per cui prima io avevo un ruolo, come dire, marginale. Adesso sono una componente essenziale perché il centrodestra alle politiche possa prevalere. Per cui mi pare che non poteva andare meglio. È andata un po' male, c'è però un ruolo, una figura che in questi giorni emerge forse su tutti del centrodestra, che è Berlusconi, che forse si ritaglia un ruolo un pochino ancora di impatto dentro il No, centrodestra. Berlusconi come persona è il punto di mediazione non estremista rispetto agli estremismi inevitabili della Meloni e di Salvini. Peccato però che Berlusconi sia un ectoplasma. Quindi quello che le chiama Berlusconi si chiama Sgarbi. Sgarbi non ha fatto assolutamente nulla, ma ha fatto l'1,9 a Roma soltanto con il suo nome. Adesso per le prossime elezioni amministrative, per le prossime politiche, il Rinascimento continuerà a presentarsi diventando una componente che anche solo col 2%, ma se lo faremo di più, diventa essenziale per riuscire a stare un po' sopra il centro-sinistra. Quindi Berlusconi sarebbe una figura importante se avesse una consistenza reale. Io ce l'ho, lui non ce l'ha. Ma le chiedo un'ultimissima domanda, se siamo e se queste elezioni confermano che siamo diventati un paese di centrosinistra. No, perché il centro-sinistra si misura sui dati assoluti, che dovrebbero essere almeno il 70% degli elettori. Sulla media del 40% sono una minoranza. Vedrà Ma cosa chiede questo calo dell'affluenza? al fatto che le comunali sono legate alle persone. Perché ha vinto Di Piazza? Perché era un sindaco collaudato. Gli altri sono apparsi gli ultimi 2 mesi, certamente non erano figure su cui si poteva contare, per cui una volta che non si candida né Salvini né la Meloni, ma candidi Michetti e quell'altro come si chiamava, quello di Roma, di Milano, Di Milano, Bernardo. Bernardo, è evidente che tu ma perdi un elemento fondamentale, che le politiche sono voto di visione, le comunali sono voto di persona, cioè non bastano le liste, ci vogliono le persone. Quindi noi non avevamo nessuna persona che potesse competere con Sala o, in questo caso, attraverso la funzione di Calenda, con un personaggio che comunque era stato ministro come Gualtieri. Per cui, di fatto, la sinistra non ha vinto, ha posto dei candidati generalmente più credibili. Quindi vediamo fino al 23 e vedremo dove va a finire. Altro, dove hanno vinto faranno delle figurette. Va bene, grazie. Io sono